Lo staff della Plaza Iscla augura buone feste e un felice 2018. Agli occhi è il volto di donna questa giornata internazionale contro la violenza di genere. Quella stessa espressione dipinta sui visi delle partecipanti all'incontro di stamane, organizzato dalla questura del capoluogo dal titolo La forza delle donne, svolto in sala Besta presso i locali della Banca Popolare di Sondrio. Il giusto preludio alla manifestazione mondiale di domani, 25 novembre, e durante il quale è stato proiettato il video frutto della collaborazione fra Questura di Sondrio e TSN. C'è un muro da abbattere, sedimenti di soprusi, violenze di ogni tipo, ottuse convinzioni secolari. Una parete calcificata da distorsioni annose nel rapporto fra i due sessi, parità di trattamento in realtà solo ventilate, il terrore nel denunciare per paura del giudizio altrui. In un mondo che va avanti, un paradosso anacronistico. E allora c'è bisogno di raccontare, perché è dando parola alle esperienze che si può confidare in un cambio di coscienza. Questo hanno fatto le testimonial presenti all'incontro di oggi. La forza delle donne ha la voce di Loretta, Cristina, Roberta, Wanda e Anna. Ho dovuto tirare fuori le unghie, difendermi in un ambiente, come dico, in una famiglia maschilista. Io sono la prima dei cinque figli, sono la prima femmina, ho due maschi dopo di me. I miei fratelli avevano delle possibilità che io non ho avuto, avevano dei permessi che io non ho avuto, e questo mi ha rinforzato il carattere. Poi sono arrivata in azienda uguale, io ero considerata un'impiegata normale come tutte le altre, e questo mi ha fatto capire che dovevo lottare il doppio rispetto ai maschi. È una professione che a me piace tanto, piace molto l'emergenza, lavorare quindi a contatto poi con i pazienti e cercare di aiutarli. Una donna o un uomo secondo me non fa differenza in quel lavoro, basta crederci, studiare sempre, perché non è che dopo la laurea o la specializzazione si finisce, quindi studiare sempre e amare il prossimo. Si può essere liberi, si può essere indipendenti, e questa libertà e questa indipendenza, che intanto è una libertà e un'indipendenza economica e quindi di conseguenza anche un'indipendenza, cioè questa indipendenza economica ti dà un'indipendenza mentale che ti consente forse di vivere i rapporti in maniera un po' più sana e un po' più libera, e quindi di arricchire anche l'altro e non farti intrappolare in situazioni che poi ti snaturano sostanzialmente. E la donna in divisa, come altre donne che sono intervenute oggi, tutti i modelli positivi, no? Donne che si sono sapute affermare nel mondo del lavoro, che hanno fatto la propria strada pur avendo dei compagni al loro fianco, vuole lanciare questo messaggio di positività alle donne che sono meno fortunate e più in difficoltà. Dare un po' di forza a delle donne che non hanno la fortuna, come quelle presenti a questo tavolo, di non essere così coraggiose. Credo che l'unico messaggio che possa uscire da questa giornata è quello, innanzitutto di rivolgersi ai centri che sono molto professionali e che possono dare veramente una mano a queste persone, ripeto, che non hanno la nostra fortuna, e dare un messaggio positivo, l'abbiamo detto tutti, speriamo che qualcuno ci ascolti e che qualcuno possa trarre un minimo di beneficio da questo nostro incontro. E noi, allora, sia da parte mia, delle sorelle, degli educatori, siamo sempre più consapevoli comunque che si tratta di accogliere tutta la persona, di accogliere la sua storia. Il motivo per cui vengono accolte queste donne alla piccola opera è l'ultimo evento drammatico, diciamo, ma sempre hanno tutte una sofferenza di solitudine, di povertà relazionale, di miseria, perché nella vita, se si incontrano le persone sbagliate, succede così. Si accoglie non solo, ripeto, il suo dramma, ma la sua storia.